Buonasera, questa sera faremo una guida su come sostituire l'olio del cambio del vostro maggiolino. Ci troviamo dal lato sinistro dell'auto, l'auto si trova già sui cavalletti, quindi è molto più semplice eseguire questa operazione che con la ruota montata o rialzata sul click. Questo è il cambio, questa è la vite che andremo a svitare con questo, che è un chiavino da 17. Ok, andiamo ad inserire il chiavino. Se iniziamo a ruotare la nostra vite, possiamo anche aiutarci con un tubo come questo, da usarlo come prolunga nel caso il dado fosse troppo stretto. Abbiamo il nostro dado, ora vi mostrerò in che condizioni è uscito e raccolto l'olio in un apposito contenitore. Da notare il tappo dell'olio cambio, che ha una calamita che trattiene i residui ferrosi accumulati in tanti anni. Questo è il tappo dopo una accurata pulizia. Come vedete, ha una calamita al suo centro per trattenere i residui ferrosi. Ci troviamo dal lato sinistro del nostro maggiolino. Ora andiamo a svitare la vite dove andremo a riempire l'olio del cambio. Questa la sviteremo sempre con il chiavino da 17, aiutandoci con la leva come abbiamo fatto in precedenza. Ok, abbiamo rimosso il tappo, non ci resta che mettere 2 litri e mezzo di olio. La cosa importante è rispettare diciamo, le indicazioni del libretto di uso e manutenzione, quindi questo olio deve avere queste caratteristiche: deve essere un 80-90 GL4, non un GL4/GR5 o un GL5, perché potrebbe rovinarvi i sincronizzatori del cambio della vostra auto. Deve avere queste caratteristiche: 8090 GL4 102105. Ok, per mettere questo olio cambio si può usare o una siringa specifica per olio, o adattare una siringa come questa, o un motorino per trasolio che si usa anche per fare i cambi olio dell'auto, il quale si vende in tutti i centri commerciali ad un prezzo davvero basso. Io uso questa siringa aspirando in questo modo. Una volta riempito, prendiamo la nostra siringa e andiamo a riempire dal foro. Ok, abbiamo terminato la nostra operazione, abbiamo riempito tutto il cambio, l'olio sfiora il tappo di riempimento. Guardate cosa succede quando giro la ruota, poi l'olio risale. Abbiamo terminato, mettiamo il tappo, stringiamo col chiavino da 17 e abbiamo finito. Ok, spero di esservi stato utile, l'operazione è davvero, credo, alla portata di tutti. Io personalmente la consiglio ogni 10 anni, almeno di effettuare questo cambio d'olio. Ok, vi saluto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un like o iscrivervi al canale. Vi ringrazio, buona serata, alla prossima, ciao!